appena finita la partita ha vinto il Viadana contro il Padova, una partita non spettacolare però molto emozionante, molto avvincente, molto agonisticamente parlando, molto, molto bella. Adesso andremo a parlare con i protagonisti e anche con i dirigenti del club giallonero. Momento anche di analizzare dopo attraverso le highlights questa vittoria. In extremis una vittoria importante del Viadana contro il Padova. È stata una partita molto equilibrata, penso che il Padova l'abbia preparata nel migliore dei modi. Tatticamente è stata una partita impostata abbastanza bene da loro, ci hanno messo sotto pressione con il gioco al piede in molte situazioni. Hanno comunque dimostrato di avere un pacchetto di mischia di alto livello che appunto in alcuni momenti stava cambiando un po' l'equilibrio della partita. E nonostante tutto, comunque penso noi siamo molto soddisfatti del risultato finale, siamo riusciti a mantenere la nostra imbattibilità in casa, che è per noi un grosso obiettivo, e siamo riusciti a raggiungere questa finale, che è il primo vero grande obiettivo della nostra stagione. Santa Maria, sinceramente avete stretto i denti? E quindi già che l'abbiamo lì, vieni qua, avvicinati. Allora, non abbiamo giocato al nostro meglio. Però comunque l'importante è essere arrivati in finale, aver portato a casa il risultato ed essere rimasti imbattuti al nostro campo sullo Zaffanella dove nessuno è mai passato. Questo è quello che conta alla fine. Aspettavi un Padova così, diciamo, agonisticamente così forte? Sì, ce l'aspettavamo perché loro non avevano niente da perdere e quando non hai niente da perdere dai sempre il massimo perché tanto peggio di così non poteva andare. Ecco, loro erano dentro o fuori. E quindi è andato al massimo. E Mischia Chiusa secondo me avete prevalso un pochino, o sbaglio? Mischia Chiusa è sempre un fatto soggettivo, diciamo. L'arbitro non è sempre bravo, sbaglia a volte fa giusto, a volte fa le chiamate giuste e così. Cosa vuol dire che fare l'arbitro è difficile quando non ho mai lavorato in Mischia e dunque non sanno? No, fare l'arbitro in Mischia, arbitrare la Mischia Chiusa è, penso sia la cosa più difficile per un arbitro nel rugby, sia che l'abbia vissuta da giocatore sia che non l'abbia vissuta, perché ci sono tante piccole cose che fanno cadere o fanno andare un calcio da una parte o dall'altra ed è molto molto difficile. Adesso? Da adesso si inizia a pensare alla prossima settimana a Lazio, che è molto importante, e poi via via ogni partita da qua alla fine dell'anno. Viadana è sempre stata una squadra affamata e cercherà sempre di vincere tutto, ogni cosa. Coach, che partita hai visto là dall'alto? Hai visto partita molto dura. Noi aspettiamo partita uguale. Anche non gioca, tutti le due squadre non gioca tanto perché oggi è difficile, tanti calcio. Creare pressione con calcio, ma abbastanza felice, molto felice con il difesa sotto palo alto, Fenner e Albano, anche Kane, loro giocano bene in l'ultima linea in difesa. Ci sono stati a Penander che si hanno visto sicuri tuoi giocatori, ho visto sicuri, non hanno perso la palla, quindi è importante. Sì, molto importante, perché quando noi abbiamo giocato contro Padova, in Padova, loro giocano tante volte con palla alto, anche con temporale oggi, io aspetto uguale, anche loro giocano uguale. So, no, noi abbiamo lavorato tutte le settimane per preparare per questo modo di gioco. Invece cosa prepari per giocare la settimana prossima? Prossima settimana, prima volta gioco contro Lazio. So, preparo molto duro questa settimana per guardo strutture gioco loro, ma anche io penso naturale creare più energia in squadra perché è un nuovo squadra avversario. Voi che siete tornati al rugby di eccellenza, Riccardo, adesso ci tenete a questo trofeo perché il trofeo eccellenza è la Coppa Italia. Ma i complimenti vanno fatti allo staff e ai ragazzi che hanno voluto fortemente, non dimentichiamo che sono andati a vincere anche in trasferta durante non solo il campionato ma anche durante questo trofeo di eccellenza, quindi era chiaro che rappresentava uno degli obiettivi della società in generale, ma anche la squadra se l'è data come obiettivi. In settimana poi abbiamo dichiarato che a questo punto non possiamo più nasconderci e in campionato vogliamo entrare
almeno nelle prime quattro, questo è un po' l'obiettivo. La finalista di là sappiamo chi potrà essere, una delle due romane, quindi potrebbe anche essere che il Viadana vada in finale per giocarsela fino in fondo e magari meritare anche la vittoria, vedremo. Come nel calcio, il ex turno, quindi Pagliotto non potevi mancare a questa intervista. Allora, che partita hai visto? Una partita che si è giocata sul filo dei punti, dei calci, e chi ha sbagliato meno e ha avuto un pizzico di fortuna in più ha vinto. Mi dispiace un sacco perdere, aver perso qui a Viadana, però cioè, niente da dire. Abbiamo combattuto tutte e due le squadre. Primo tempo noi abbiamo un po' dormito, il secondo tempo ce l'abbiamo messa tutta, ma un po' bravo il Viadana e un po' di sfortuna noi. Cioè, il risultato dice che in effetti tutte e due le squadre hanno giocato al 100%. Adesso vediamo in campionato cosa succede. Parlando di campionato che torna la settimana prossima, state già pensando o vi godete il terzo tempo prima? No, noi ci abbiamo già pensato e vogliamo il secondo tempo, la dimostrazione che vogliamo dire la nostra e essere tra i primi quattro, ma in maniera anche importante. Il Moliano è una squadra molto dinamica, che gioca, diciamo, soprattutto gioca gioco di continuità, gioco alla mano. Voi come pensate, diciamo, cercare di bloccare quel tipo di gioco? Con la cosa più semplice del rugby, placcando e facendo una difesa organizzata, un muro nero faremo e vedremo di non farli passare. Li studieremo, li stiamo già studiando, stiamo già organizzando come giocare e quant'altro. Quello che devo dire mi è piaciuto è sicuramente stato l'atteggiamento dei ragazzi che hanno, tranne all'inizio un po' dove ci siamo un attimo persi, però hanno ripreso in mano la partita, hanno lottato, venire qua a Viadana e affrontare a viso aperto anche la fisicità degli avanti di Viadana e comunque uscirne in uno scontro comunque equilibrato, come dice il punteggio, vuol dire che insomma siamo sulla giusta direzione di crescita, ecco. Sono arrivato all'alto livello attraverso il lavoro che ho fatto Viadana prima da giocatore e altrettanto da allenatore quando poi ho smesso il 2008 e ho cominciato la carriera di assistente. Ho trovato tanti amici come mi aspettavo, insomma, fortunatamente non mi hanno urlato cori ingiuriosi, perché insomma vuol dire sì, no, infatti mi ha fatto piacere, insomma, l'importante è che anche il pubblico abbia visto quello che è il carattere di questa squadra, che è un po', insomma, quello che sto cercando di trasmettere io ai giocatori, insomma. Penso semplicemente che abbiamo fatto degli errori che potevamo evitare, che hanno semplicemente costato la partita, soprattutto il primo, un pallone non controllato, un po' di disattenzione, dove un pochettino più di reattività si poteva fare una bella figura e soprattutto non farsi prendere la meta. E dopo abbiamo reagito bene, abbiamo fatto bene in touche, soprattutto con questo tempo. Abbiamo avuto una buona percentuale, un'ottima difesa secondo me da touche, e soprattutto un'ottima difesa fisica, dove il Viadana è una delle squadre più fisiche del campionato, dove siamo riusciti a stare al loro livello e a volte a metterli anche sotto. Quindi alla fin fine è sempre un peccato perdere tre punti, ti bruci di più, però la prestazione è stata buona in tutta la squadra, personalmente, penso così. Yeah, it was a good game, the weather conditions didn't help. Our forwards worked hard in the second half, which helped us a lot to the game field position and then eventually a few kicks at goal won it. The next Saturday, Lazio. What do you think about Lazio? I believe they've got very strong forwards, so it's going to be a bit of a battle with the forwards up front, and hopefully we get to use our backs a little bit more against Lazio, and that should help us win the game. Do you like the after the match in Italy? Yeah, I do. A lot of people are coming out and staying in the clubhouse afterwards, which allows us to enjoy the victory. Siamo già nel calore del terzo tempo, c'è un tifoso molto speciale, eccolo qua. Voglio sentire, perché vieni qua, che sono i tre bandiere sono importanti comunque. Allora raccontami tu i viaggi che hai fatto ultimamente, per esempio. L'ultimo è stato a Belfast, quando siamo andati a vedere Ulster Leinster. Siamo stati ospiti dei tifosi dell'Ulster, che sono nostri amici di lunga data e molto affezionati, c'è un legame incredibile. Poi ero andato a Parma a vedere
qualche partita, ma sempre degli amici della Celtic League, non di quella nuova squadra che è nata al posto dei nostri grandi aironi che sono stati uccisi dalla Federazione Italiana Rugby appositamente. E poi siamo andati a Treviso a vedere gli Osprey, che avevamo altri amici con gli Osprey. Domani ritorno a vedere a Treviso gli Osprey. Connacht, i ragazzi amici del Connacht quando sono venuti a Parma. Raccontami chi è il tuo sponsor che ti permette di viaggiare così tanto? No, io ho avuto la fortuna di non fare le ferie, di viaggiare con il rugby. Ho conosciuto tantissimi amici, persone incredibili. Il mondo del rugby è formato da persone incredibili e tutte le cose che capitano non capitano mai per caso. Ad esempio, il primo anno che siamo andati a Galway non abbiamo giocato la partita per il maltempo, dovevamo incontrare un italiano che viveva là. Non l'abbiamo trovato perché ha avuto dei problemi, ma io non sapevo chi era. Su Facebook l'anno scorso ho cominciato ad avere un'amicizia con una persona, è andato a finire che questo era quella persona che doveva venirci a trovare a Galway il primo anno e ci sarebbe venuto a trovare con il kilt, solo che per il maltempo aveva avuto la moglie che aveva partorito e non erano riusciti a venire. E amicizie incredibili, quei ragazzi dell'Ulster quando hanno saputo le vicende degli Aironi, senza che noi gli chiedessimo niente, contro il Munster in semifinale di Celtic League hanno portato la nostra bandiera degli Aironi in sostegno di amicizia. È stato un gesto che non dimenticheremo mai. È stato bello tutto comunque, però soprattutto con un personaggio che forse non ha mai giocato a rugby. No, io ho giocato da giovane 3 anni, poi dopo mi sono dato al pallavolo perché non era il mio sport, ma è rimasto nel cuore e nello spirito, perché è uno sport eccezionale, ha dei valori incredibili che devono essere portati alti, non come sta facendo la FIR che li sta infangando in modo indegno. Allora, ci siamo nel terzo tempo. Siamo Mastro Colla, Claudio, ma dov'è Mastro Colla, Oracio e Coso? Che hai detto lì? Che dov'è? Okay, Oracio e Norberto. E dov'è Mastro Colla, Claudio, Oracio? Che hai due fratelli? A me? Claudio e Oracio. Siamo bene? Nell'anno 94. Io non c'ero perché ero il vice, facevo il vice di lei. Sì, Oracio e Claudio. Cioè, avevo sì. Nostalgie? Nostalgie di che cosa? Degli Aironi! Ah, degli Aironi! No, grande Viadane! Grande Viadane!